Do il benvenuto al nostro ospite, Salvatore Gazziano, Soldi Expert. Ben ritrovato, Gazziano. Buongiorno a tutti. Allora, torniamo sui mercati. Prima di tornare sul mercato azionario e soffermarci anche poi su alcune trimestrali, volevo tornare sul Venezuela, che tra l'altro è un tema anche molto caro ad alcuni nostri telespettatori, che ci chiedono spesso il bond venezuelano. In che situazione si trova in questo momento il paese? La situazione del Venezuela purtroppo è decisamente negativa e ieri abbiamo visto sul mercato obbligazionario, sia sul MOT sia sul TLX, i titoli obbligazionari del Venezuela perdere anche oltre il 10%, con titoli che ormai valgono circa 25-30 contro un nominale di 100. Quindi il mercato ormai, dopo anche le dichiarazioni della scorsa settimana del presidente Maduro, sconta ormai uno scenario di default molto elevato. Ricordiamo che la situazione del Venezuela, nonostante sia uno dei paesi che fa parte dell'OPEC e quindi uno dei paesi che a livello di anche riserve petrolifere ha molte carte da giocare, in realtà molte di queste carte se le ha giocate in questi anni per una politica legata al socialismo reale. Ricordo molte foto quando sono andato in Venezuela in cui c'era scritto socialismo o morte. Devo dire che quello che stiamo vedendo è la morte di questo paese dal punto di vista della carestia, di tutto quello che sta accadendo da diversi anni in Venezuela. La situazione è molto grave, la stessa parte petrolifera che era, faceva parte, diciamo, delle ricchezze del paese negli ultimi anni ha visto un netto calo degli impianti di produzione e il paese è veramente stremato e soprattutto le riserve valutarie ormai vengono stimate in meno di 10 miliardi di dollari. Ricordiamo che questo paese ha un debito in giro fra titolari di obbligazioni in tutto il mondo, Italia compresa, purtroppo di circa 30-140 miliardi di dollari, quindi il rischio è molto alto e purtroppo anche in Italia sicuramente se il default potrà esserci potrà avere delle conseguenze anche su molti risparmiatori italiani che talvolta sono un po' troppo attratti dal rendimento e che proprio come vi ricordava spesso invertono l'ordine dei fattori, invece che guardare al capitale guardano al rendimento, scelgono i titoli che hanno dei rendimenti elevati perché così pensano di risolvere l'equazione del risparmio che invece non è così mai facile da risolvere e si trovano in situazioni di questo tipo con bond che arrivano a rendere addirittura più del 40% all'anno rispetto ai treasury americani. Ieri abbiamo visto anche grafici di questo tipo che danno proprio l'idea del dramma in cui ormai è arrivato la finanza pubblica venezuelana e anche il mondo dei bond di questo paese. Torno subito da lei, Gazziano. Ricordiamo una notizia uscita pochi minuti fa che riguarda Exor, ha annunciato la cessione dell'intera quota detenuta in Banca Leonardo. Il gruppo, guidato dalla famiglia Agnelli, venderà la propria quota dell'istituto, il 16,5% a Credit Agricole. La transazione, scrive il gruppo, sarà completata entro la prima metà del prossimo anno. Resta sconosciuto il corrispettivo, ma secondo la nota di Exor il prezzo sarà in linea con il prezzo di carico appunto dell'investimento. Torno da lei, Gazziano, per commentare i numeri di TOZ. In 9 mesi ricavi meno 4,7%, poco più di 720 milioni. Che cosa dobbiamo aspettarci oggi sul titolo? Ma io temo che ci dovremmo aspettare un netto ribasso del titolo questa mattina, anche se quest'oggi potrebbe essere controbilanciato dall'Investor Day che si terrà proprio quest'oggi, dove il management di TOZ presenterà i conti e spiegherà le strategie per il rilancio, ma i numeri diciamo pubblicati ieri sera sul tardi sono direi decisamente negativi e peggiori delle attese, con un terzo trimestre dove il fatturato è stato inferiore ai 240 milioni di euro, ma soprattutto diciamo i marchi storici come TOZ perdono il 6-7% e anche a livello mondiale le vendite, soprattutto in alcuni mercati come quello americano, ormai sono in discesa a due cifre. La stessa cosa su molti mercati, diciamo resiste, diciamo se dobbiamo avere dei dati positivi su TOZ, sul gruppo TOZ, le vendite dirette resistono, ma le cosiddette vendite all'ingrosso in tutto il mondo perdono ormai mediamente oltre il 10%. Diciamo che il gruppo TOZ è un gruppo diciamo posizionato nel settore del lusso che in realtà nel mondo sta andando direi decisamente bene. Ieri Michael Kors addirittura nel Wall Street è salita di oltre il 14% e a ottobre abbiamo visto i numeri di Louis Vuitton, la stessa Bosch sta affrontando una ristrutturazione significativa, ha visto un terzo trimestre molto positivo. Su TOZ potremmo quasi dire che
Diego Della Valle ha un po' perso lo smalto, il pallino del business o il gommino del business che aveva negli anni passati, nonostante abbia alternato diversi direttori creativi e diversi piani di rilancio. Direi che l'Investor Day di quest'oggi è molto importante e si gioca una parte significativa del proprio futuro da qui ai prossimi anni. Il gruppo TOTS, che ricordiamo che a gennaio aveva visto un ingresso nella società anche del gruppo di Bonomi, che era entrato nel capitale azionario, e qualcuno aveva visto anche in questa mossa la possibilità che possa anche diventare preda di qualche gruppo, il gruppo TOTS. Sicuramente un gruppo molto interessante, con una qualità artigianale veramente molto importante del Made in Italy, ma che negli ultimi mesi probabilmente c'è qualcosa da tarare proprio come gestione, oltre al fatto che è in ritardo su alcuni trend come quello sicuramente del digitale e del posizionamento, diciamo, del marchio dal punto di vista del mercato rispetto ad altri marchi del lusso che invece hanno continuato a crescere a livelli addirittura due cifre, se pensiamo al gruppo Louis Vuitton. Trasferiamoci negli Stati Uniti. L'OPA su Qualcomm, ne stiamo parlando da diversi giorni, ha spinto un po' il settore ai massimi, il Nasdaq, il settore dei semiconduttori, e comunque poi in generale un po' ha, diciamo, dato ha avuto un impatto un po' su tutti anche altri titoli. Pensiamo ad esempio a STM. Eh sì, qua c'è un effetto trascinamento nel settore dell'alta tecnologia, del settore dei semiconduttori, l'OPA ostile su Qualcomm, si parla di 100-130 miliardi di dollari, sarebbe la più importante nel settore tecnologico della storia, sicuramente ha riportato l'attenzione anche su STM e un po' proprio come diceva sul settore dei semiconduttori. Se andiamo a prendere il famoso indice di Philadelphia, il SOX, che alcuni si ricorderanno che si guardava molto nel 2000, siamo andati a rivederlo, abbiamo visto addirittura che è ritornato ai massimi dopo che era arrivato a perdere, dopo lo boom della new economy, anche il 70-80%. Nel settore, stanno in questo momento vedendo diverse operazioni anche di aggregazione, molto significativa anche ieri, in questi giorni, l'operazione annunciata anche da Intel e AMD, che vogliono fare una piattaforma unica per controbattere a Nvidia. E anche qui c'è anche un discorso che si potrebbe fare sul settore dei semiconduttori, perché se guardiamo Nvidia, il boom di questo titolo che è passato da 2 a 200 dollari è dovuto anche al Bitcoin, perché molto spesso le schede grafiche vengono utilizzate per minare, come si suol dire nel gergo, Bitcoin. Nel caso di STM, diciamo, il titolo è trainato dall'ottimo andamento economico, da più aree della società che ne sono interessate, che sono sicuramente quelle legate agli smartphone e anche al settore automotive. Nel settore degli smartphone sicuramente va un po' al seguito di Apple, di cui è uno dei più importanti fornitori, con oltre il 10% del fatturato, dove anche ieri abbiamo visto il titolo sul Nasdaq ai massimi storici, e dove STM, grazie ai propri chip, sta entrando sempre più in questo mercato, anche proprio quello degli smartphone, dal riconoscimento facciale ad altre specializzazioni, e questo sicuramente porta il titolo a nuovi massimi che non vedevamo addirittura dal 2004. La ringrazio per essere stato con noi, Salvatore Garziano, Soldi Expert. Buona giornata a tutti, grazie.